Beh, mi hai rubato l'attacco. Volevo appunto partire con questo imbarazzo che provo. A volte mi capita più di una volta di essere chiamato a eventi, insomma, corsi di formazione, non avendo nessun tesserino, a volte si prova un certo imbarazzo. In realtà la colpa è mia, nel senso che quando nel 2006 avevo cominciato a lavorare a Roma con l'agenzia redattore sociale, Stefano appunto mi propose finalmente un contratto, io gli risposi di no, mi scadeva il contratto, il primo contratto a tempo determinato, contratto a progetto, e mi licenziai perché volevo fare un altro mestiere. Mi ero stancato, insomma, dopo un anno di gavetta, di fare le conferenze stampa e di lavorare quei ritmi con cui si lavora, no? Nella fabbrica. Più vicino? Ok. Ai ritmi in cui si lavora nella fabbrica del giornalismo, cioè tipo prima nella pausa del caffè io ho fatto due interviste della durata di 2 minuti l'una, e non perché le due colleghe che mi hanno intervistato non siano brave, anzi sono state bravissime a sintetizzare in quei 2 minuti, ma i ritmi sono quelli, no? Io ricordo a Roma, prima Mauro parlava di slow journalism, si fa il contrario nelle nostre redazioni e non solo, si corre, si produce, si scrivono 10 pezzi al giorno. Io volevo fare un'altra cosa, mi licenziai, era l'ottobre del 2006, partivo in un viaggio, avevo in tasca un biglietto d'andata per Casablanca e un numero di telefono di un'associazione a Coribga, e cominciai questo viaggio senza sapere nemmeno bene dove stavo andando. E 2 mesi dopo, dopo 2 mesi di giri intorno per il Mediterraneo, mi ritrovo in Tunisia, a Zarzis, qualcuno forse c'è stato in vacanza, la città che si trova davanti all'isola di Gerba, la vecchia isola dei fiori di loto, secondo il racconto di Omero, e lì conobbi un postino un po' particolare, perché era una sorta di avanguardista dell'ecologia della città. E perché? Perché nel tempo libero che aveva, come tutti i postini, ma al pomeriggio libero, andava sulle spiagge, si portava dietro dei sacchi neri della Monnezza, o del Rusco, come si dice qua, e li riempiva con tutti gli oggetti che trovava sulla spiaggia, no? È una zona, quella abbastanza inquinata, una zona dove le correnti del canale di Sicilia portano tutto verso riva, e tutta quella Monnezza se la portava a casa giorno dopo giorno, pensate alla gioia della moglie. E nel giardino di casa ci allestiva delle installazioni, delle opere d'arte, no? Per cui, che ne so, tutta una serie di lampade al neon diventavano la scuola di Atene, i canapi delle navi diventavano, che ne so io, la Gioconda, oppure secchi e secchielli diventavano il monumento all'11 settembre. Cioè, tutte queste installazioni nel giardino, compresi collezioni di palloncini scoppiati buttati in aria dalla Sicilia o da Tunisi, dai bambini, che poi a un certo punto scoppiavano, finivano in mare e il mare li riportava lì, e messaggi in bottiglia, aveva decine di bottiglie con dei messaggi, no, affidati al mare, messi in acqua dai turisti in crociera piuttosto che dai pescatori, eccetera. E durante questi anni, che sono 20 anni che raccoglie oggetti sul mare, ha pure vinto il Guinness dei primati per la collezione più numerosa di oggetti. A un certo punto ha cominciato a trovare un giorno delle scarpe sulla spiaggia. Ovviamente le prime scarpe che ha trovato non è che si è posto molto il problema, no? Nel senso, sono spiagge molto inquinate, ha semplicemente cominciato a portarle a casa, c'era un mucchio lì nel giardino dove ha cominciato a mettere un paio, 2 paia, 3 paia, e quelle scarpe diventavano sempre di più. E quando un giorno ha trovato un corpo riverso sugli scogli, un corpo di un naufrago annegato sulla rotta verso Lampedusa, ha capito di chi erano quelle scarpe. Erano le scarpe dei naufraghi, ne ha collezionate ad oggi centinaia, c'è nel giardino una specie di montagna, saranno, non so bene, centinaia di paia di scarpe messe lì una sull'altra, ed è l'unico monumento che c'è nel Mediterraneo alle vittime di quei viaggi, a quelle migliaia di ragazzi e ragazze morti di viaggio, come dico io, lungo la rotta che porta verso il nord, verso Lampedusa, verso la Sicilia. E parto da questo aneddoto perché la differenza che c'è fra una scarpa e una montagna di scarpe è il concetto da cui parte il mio lavoro. Io ho cominciato, appunto, prima che mi licenziassi, quando ero, appunto, i primi pezzi che scrivevo per il redattore sociale, avevo appena fatto una scuola della Fondazione Lelio Basso a Roma, una scuola di giornalismo, e mi ricordo che proposi questo pezzo un giorno in cui cercavo di fare una stima delle vittime di questi viaggi verso la Sicilia. Ma ho fatto un lavoro molto solo, molto semplice, banale se volete, di andare a cercare negli archivi sulla stampa online, Repubblica, Lanza, Il País, la stampa greca, la stampa araba, le notizie di, appunto, di vittime in mare. Perché volevo vedere quante erano quelle scarpe, perché le notizie
non è che fossero censurate, semplicemente non avevano una prospettiva. A volte quando tu prendi più notizie e le metti in fila esce un'altra notizia, esce un altro racconto. Cioè ogni giorno, allora come adesso, uscivano notizie di morti, notizie di naufragi, però all'epoca, era il 2006, nessuno l'aveva ancora messa in fila. E averle messe insieme, avergli dato una prospettiva a quei naufragi, ha portato fuori appunto il lavoro di Fortress Europe, cioè un lavoro di documentazione, di dati, di numeri, che dice, prove alla mano, che più di 20.000 persone sono morte alle frontiere dell'Europa. Quindi dà un'immagine appunto di quella che è la Fortezza Europa, quella che chiamano la Fortezza Europa, cioè di un continente i cui mari sono diventati un cimitero a cielo aperto, una fossa comune, cioè lungo i gasdotti che collegano Gela a Mellita in Libia, su quella stessa rotta, accanto alle condotte del gas, ci sono le barche affondate in questi anni, ci sono i corpi dei naufraghi finiti giù, ci sono le zone dove i pescatori non vanno più a pescare, no? perché lì si rompono le reti, no? Loro fanno pesca allo strascico su quei fondali di sabbia, e ci sono dei ponti dove proprio sulle mappe loro hanno dei segni sul navigatore a bordo di posti dove non si va a pescare, perché lì si incagliano le reti sui relitti delle barche sul fondale del mare. Io all'epoca, appunto, di fronte alla, a questa che era una scoperta anche per me, perché io mi hanno posto la domanda, cioè quante erano quelle scarpe, quanto era grande quella montagna di scarpe, e i numeri che vennero fuori erano, cioè sorprendevano me stesso per primo, perché appunto non c'era nel racconto egemone, dominante di quel tema lì della frontiera degli sbarchi, non c'era la percezione della gravità del momento, no? Proprio del momento storico, perché parliamo di pagine che faranno la storia di questi anni. Lo dico sempre, i miei nipoti queste cose le studieranno a scuola, e quando no, avremo un po' più di distacco e se ne potrà parlare con un po' più di serenità, si scriverà che negli anni 90 e 2000 decine di migliaia di persone morirono sulle rotte per l'Europa, e forse qualcuno ce ne chiederà anche conto, dico io a volte. Io all'epoca, era il 2006, mi trovavo appunto con questa notizia in mano, che aveva avuto la vita di 24 ore su un'agenzia stampa, sul redattore sociale, perché voi, appunto, in quella fabbrica che è la fabbrica del giornalismo, cioè le notizie durano uno o due giorni al massimo, soprattutto se poi non esce un polverone, uno scandalo, si perdono lì. Quindi decisi di tenerla in vita aprendo un blog, che all'epoca era il modo più semplice, più veloce, più economico anche, per condividere una notizia in rete. E quindi misi online questo blog che si chiama fortresseurope.blogspot.com, per chi non li conosce, comunque basta scrivere su Google Fortress Europe, e senza neanche troppe ambizioni, nel senso che lo misi lì forse per sentirmi più a posto con il lavoro che avevo fatto, per dire ok, ho fatto questo lavoro, cioè che qualcuno lo sappia, che stia lì, che si sappia quello che sta succedendo nel Mediterraneo. E poi però strada facendo appunto mi rendevo conto che di quanto poi le cifre non cioè servano poi a poco, no? Nel senso che ai numeri si fa presto assuefazione, cioè 20.000 morti nel Mediterraneo piuttosto che 3.000 morti l'anno sulle strade, piuttosto che 200.000 morti nella guerra in Siria, piuttosto che 1.700 soldati sciiti fucilati l'altro ieri in Iraq da Al-Qaeda. Sono numeri che entrano di qua e escono di là, no? Siamo bombardati di notizie, siamo bombardati di numeri e di statistiche. E quello che pensavo all'epoca, nel 2006, che potesse fare la differenza, credo che fossero le storie, no? Cioè il tentativo di dare un nome, di raccontarne una di quelle storie, cioè di dare un nome a una di quelle 20.000 vittime, non a tutte 20.000. Perché pensavo appunto che sarebbe stato, insomma, facendo appunto storytelling, facendo immedesimare le persone, no? Nelle storie reali, si potesse avere un effetto migliore a livello proprio di comunicazione. E ci arrivai un po' per caso in realtà a questa cosa, nel senso che avvenne sei mesi dopo che il blog era online, mi telefonò una giornalista della TV svizzera, la quale mi chiese appunto, cioè lei cercava un fixer fondamentalmente, doveva scendere a Roma, voleva fare delle interviste a delle persone che avevano perso i parenti in mare nel viaggio verso Lampedusa. Lei aveva lavorato con i desaparecidos in Argentina, aveva lavorato in Sudafrica con l'apartheid, quindi voleva fare questo tentativo, no, di fare dei ritratti di quelle persone che non c'erano più, che erano finite in fondo al mare. E mi chiese se avevo contatti a Roma di persone da intervistare,
E io all'epoca, che appunto il mio unico approccio al tema era quello su internet, negli archivi della stampa, a cercare i numeri, le dissi una piccola bugia, le dissi di sì, che avevo contatti, e poi appena riagganciato il telefono mi misi a cercare, perché in realtà non conoscevo nessuno. E lo racconto perché a volte il rischio anche in questo lavoro è qualcosa di importante, a volte bisogna buttarsi. Quella per me è stata un'occasione in cui appunto mi sono buttato. Io ero sicuro che a Roma ci fosse qualcuno, perché Roma è un porto di mare, no? E tutti a Roma arrivano, o a Roma o a Milano, cioè nelle nostre periferie, dopo 6 mesi, un anno di accoglienza molto spesso fatta male nel sud Italia, si parte sul primo treno e si va a Roma o a Milano. Mi misi a cercare e trovai le storie per la prima volta. Trovai le storie ed erano storie di odissee che io all'epoca nemmeno immaginavo. Erano le storie di ragazzi della mia età alla fine, nel senso che erano, io all'epoca avevo 24 anni e questi viaggiatori che incontravo erano ragazzi poco più che ventenni, che per arrivare in Italia avevano attraversato appunto racconti epici. Scrive De Luca, no, in una poesia, dice: le nostre storie saranno i vostri libri di avventura. È veramente così. Ricordo questi racconti che mi lasciavano a bocca aperta, della traversata del deserto, delle carceri in Libia, del tentativo di imbarcarsi una volta, due volte, tre volte. E lì, in quel palazzo dell'abbandonato della Università Tor Vergata di Roma, dove c'erano queste 3-4 un'occupazione di 3-400 eritrei, dove io ero andato a cercare le storie per fare il pezzo con la TV svizzera, lì nacque il mio primo approccio con le storie. Voglio darvi appunto, oltre che dei contenuti, anche qualcosa di metodologia, proprio di come lavorare. Perché lì, per esempio, io ho imparato in quel palazzo a fare un lavoro proprio sulle biografie, no? Nel senso, perché in questa fabbrica del giornalismo, che sempre più assomiglia alla fabbrica di comunicazione, un conto è cucinare un comunicato, fare 2 minuti di intervista a un portavoce, un conto è appunto raccogliere delle storie, raccogliere delle biografie e comporle insieme. No? Perché per esempio da quel lavoro scrissi il primo rapporto mai uscito sulle carceri in Libia e lo pubblicai online sul blog, che nel frattempo aveva preso un certo peso, e quel rapporto io l'ho scritto appunto facendo dozzine e dozzine di interviste, e cercando tutte le interviste, no, di trovare dei punti comuni, cercando sempre di incrociare le fonti, di mettere sempre in discussione poi quello che viene fuori, perché quando uno costruisce un racconto, a volte lo altera anche un racconto, no? A volte consapevolmente, a volte inconsapevolmente. A volte uno, diciamo, assume su se stesso uno sguardo, no? Che è uno sguardo pubblico, che magari prima non ce l'aveva. Uno quando parte si chiama un viaggiatore, si chiama un avventuriero, poi quando arriva qua si chiama un rifugiato, un immigrato, un clandestino. Cambiano proprio anche il modo di percepirsi. E soprattutto cambia il tuo sguardo sulle persone, non c'è mai uno sguardo neutro, per cui è importante anche lavorare sulla propria consapevolezza, no? delle categorie che utilizzi quando poi vai a scrivere un racconto. E poi è importante andare sul campo. Ricordo che appunto la prima cosa che feci dopo quel giro di interviste a Roma, appunto mi licenziai da redattore sociale, presi e partì ed andai alla ricerca delle storie, no? Quelle storie che messe insieme raccontano la storia, raccontano quello che sta accadendo nella nostra regione in questi anni qua. E andare sul campo è fondamentale, perché tu sul campo ti dimentichi dei numeri e ritrovi le persone, trovi le storie. Io ogni volta, mi ricordo tutti i viaggi che ho fatto in questi anni, ogni volta tornavo a casa con un pacchetto di fototessere che mi davano le madri e i padri dei ragazzi dispersi in mare. Basta farsi un giro a Tunisi, ad Algeria, a Annaba, Khouribga, Tatun, c'è tutta una geografia sulla riva sud del Mediterraneo, anche perché non è che si parte da un paese verso l'Italia, si parte da un quartiere verso l'Italia o da una piccola cittadina di campagna. In Egitto c'è una città che si chiama Tatun, saranno 70.000 abitanti, di cui almeno 10.000 vivono in Italia. Cioè non c'è una persona che non abbia un parente in Italia, ed è un'eccezione nell'Egitto, perché in Egitto la regola è l'Arabia Saudita, la Libia, quelle sono le due mete, le due Americhe, diciamo così, degli egiziani. Però c'è questa città che fa eccezione, no? Si chiama Tatun, e quasi tutti hanno fatto la via del mare, per cui quando tu vai lì a Tatun, piuttosto che Khouribga in Marocco, piuttosto che Tunisi o altre città altrove,
incontri quelle storie, incontri quelle madri, quei padri, quei bambini, e quel racconto lì ti dà una prospettiva appunto nuova, no? Non sono più i 20.000, ma sono, che ne so, Merwan, che di mestiere faceva il grafico pubblicitario, che un giorno è partito perché gliel'ha detto un suo amico, che partiva anche lui con la barca, lui l'aveva sempre sognato e ha deciso di partire anche lui con loro insieme. E a distanza di anni, insomma, che faccio questo mestiere, inizio, non so, forse anche sulle storie inizio a avere dei dubbi, sinceramente. Perché poi appunto è importante anche tenersi sempre un po' in discussione, no, sul lavoro che uno fa. Appunto io ero partito con i numeri pensando che i numeri davano la certezza scientifica di un fatto e quindi potevano, diciamo, fare breccia, no, nell'opinione pubblica, nel racconto dominante, perché noi non viviamo nel mondo, no? Viviamo in un racconto del mondo, e la responsabilità, diciamo, di chi scrive appunto è di quantomeno di essere consapevole della prospettiva che ha quando scrive, perché racconti neutri non esistono, c'è sempre una prospettiva, quantomeno esserne consapevole, diciamo, è cosa buona. Ecco, io pensavo che i numeri potevano fare breccia nell'opinione pubblica, non è stato così, nel senso che i numeri sono passati, cioè ormai quando ci sono grossi drammi in mare, tutti i principali organi di stampa italiani e internazionali citano i dati di Fortress Europe, però quel numero non ha fatto breccia, non ha cambiato il racconto della frontiera, e sinceramente neanche le storie lo hanno fatto. E neanche le storie l'hanno fatte perché appunto anche le storie non sono neutre, cioè una storia si può scrivere in mille modi, e paradossalmente lo sguardo che tu trasmetti con una storia può avere lo stesso effetto di quello sguardo disumanizzante dell'imprenditore della paura di turno o del giornalista un po' affrettato di turno. E cosa voglio dire? Voglio dire che la compassione è una cattiva consigliera, una cattiva compagna di viaggio. Spesso su questi temi c'è una deriva, no, verso la compassione, verso questi racconti un po' lagnosi, un po' pietistici, e il risultato di queste storie, di questo taglio della storia, è quello di in qualche modo di evitare una critica reale, perché quando tu leggi una storia o vedi un video, un documentario e soffri con la vittima mentre ti racconta le disgrazie che gli sono accadute in quel pezzo di mare, in qualche modo ti assolvi, no? Ti tiri fuori, perché dici, vabbè, se soffro insieme a te non posso essere con il tuo complice, sono sicuramente dalla tua stessa parte, no? Sono sicuramente dalla parte della vittima, non posso essere dalla parte del complice, perché ho sofferto, perché mi ha fatto male. E penso a tante storie, a tanti tagli, penso, non so, al video pubblicato su Repubblica.it della barca in fondo al mare davanti a Lampedusa con i corpi dei naufraghi annegati ancora sott'acqua, no? Le immagini fatte dai sub durante quei giorni. Da un lato destano scalpore, dall'altro in qualche modo ti mettono a posto la coscienza, perché tu i tuoi 30 secondi sei stato male e puoi tornare alle tue cose, non hai bisogno di ricordarti che sei un soggetto politico e che dalle tue azioni possono cambiare o meno le cose. E poi c'è un altro punto, che questi racconti un po' lagnosi e vittimizzanti appunto schiacciano la prospettiva sulle persone che racconti nella dimensione della vittima, cioè sono le vittime e basta, e la dimensione di una vittima è una dimensione estremamente parziale. Quando tu fai un racconto c'è bisogno di mostrare l'umanità è fatta di tante cose ed è fatta anche di bellezza. Allora la sfida degli ultimi mesi, dell'ultimo anno più o meno di lavoro è proprio questa, è di cercare di rovesciare l'estetica della frontiera proprio, cioè di fare un racconto, non soltanto di cambiare le categorie, cioè di usare delle paroline un po' più politically correct, per cui si dice irregolare invece che clandestino, si dice, che ne so io, c'è tutta una terminologia, tutto un burocratese, no? Migrato, richiedente asilo, sanato, dublinato, ricorrente, richiedente, rifugiato, profugo. Ecco, si può scegliere se usare quelle stesse categorie lì oppure lavorare un po' sul politically correct cercando di usare paroline un po' meno offensive nel linguaggio comune, oppure si può proprio decidere di ribaltare tutto
e di fare in modo di costruire un racconto dove la vittima sia l'eroe in qualche modo e dove il sentimento di chi legge la tua storia appunto è un sentimento di ammirazione verso la bellezza di quella storia, trovarci un elemento di dignità, un elemento di bellezza. Cioè, quando mi ricordo la storia di due calciatori camerunesi, un portiere e un terzino, scappati durante una trasferta in Benin, loro giocavano una squadra della seconda divisione camerunese, e dopo la partita scappano dagli spogliatoi, ne approfittano, hanno dei soldi in tasca, si prendono il biglietto dell'autobus e decidono di andare in Spagna, no? Dal Benin si attraversano tutta l'Africa fino in Niger. Arrivati in Niger, lì c'è libera circolazione, quindi è molto facile viaggiare fino a lì, pagano un contrabbandiere Tuareg per passare la frontiera con l'Algeria, siccome erano poco sgamati, erano appena arrivati, si fanno fregare tutti i soldi, rimangono lì bloccati, non sanno cosa fare, vanno a fare i provini in una squadra calcistica che c'era lì ad Agadez, l'Etoile si chiamava, ovviamente li prendono perché insomma, il livello calcistico nel Camerun è decisamente superiore a quello del Niger, si fanno una stagione di calcio lì e ripartono, arrivano in Algeria, arrivano a Ceuta, alla frontiera con la Spagna. Questa città, questa enclave spagnola in Marocco, se ne è parlato tanto in questi giorni, sono stati a febbraio 13 morti ammazzati sotto gli spari della polizia mentre provavano a passare. Ecco, loro erano lì nel 2005, che era una zona, era un momento di fortissima tensione, un po' come adesso, e provarono anche loro all'epoca a buttare il proprio corpo di là dalla rete, perché di questo si tratta, no? Quando, cioè, si tratta di un atto di... Questo è anche interessante, cioè di, a proposito di prospettive, di letture, si tratta di buttare il proprio corpo di là dalla rete, cioè si tratta di usare l'unica cosa che ti rimane, il corpo, no? Di buttarlo di là dalla rete per entrare, per passare quella frontiera e ricominciare. Loro avevano il sogno di fare la fine di Eto'o, cioè di andare a giocare nel campionato spagnolo, erano molto, insomma, erano convinti di potercela fare, di essere molto bravi calcisticamente, gli è andata male, perché li hanno fermati nel 2005, bloccati, respinti. Io li ho conosciuti in Mali un anno dopo, dopo che se ne erano scappati a piedi da una piccola oasi in mezzo al deserto, alla frontiera fra Algeria e Mali, dove erano stati respinti, abbandonati dalla polizia algerina. E fra l'altro rischiando la vita, sono fatti non so quante settimane a piedi, sotto il sole. Sono stati estremamente fortunati perché hanno incontrato lungo la strada ogni tanto dei Tuareg che passavano con le macchine, hanno avuto il buon senso di dargli un po' d'acqua, insomma, di fare un po' ristorare. E di tutto questo racconto assurdo, io mi ricordo un dettaglio in cui, appunto, bloccati a un certo punto a Tamarrasset, prima che gli facessero l'espulsione in frontiera, arriva un giorno un francese con la bicicletta, tutto bardato, no? Di questi tipo da esperienze no limits, e si mettono a chiacchierare, no? si conoscono, si mettono a chiacchierare in un bar della città, e questo ovviamente si stava facendo il viaggio in bicicletta al contrario, no? Si era tipo imbarcato a Marsiglia per Algeri e da lì si stava facendo tutta l'Africa fino in Sudafrica, no? E con la bicicletta voleva farlo. E questo amico, Patrice, il calciatore, il terzino, dice all'inizio non puoi capire la rabbia quando l'abbiamo visto, no? Perché diciamo, ma tu guarda, no? Cioè, noi siamo qua che rischiamo la vita, cioè senza il nostro passaporto vale carta straccia, dobbiamo fare il deserto, il mare, rischiare che ci sparano a Ceuta, ci hanno respinto fino a qua, e ti arriva questo con la bicicletta, no? Che si fa così, come se niente fosse, si fa la gita e arriva fino in Sudafrica. E poi mi dice, Patrice, continua, dice però, dice dopo un po' di tempo che ci ho pensato a sta storia, no? Dice dopo alcune settimane, che poi nel frattempo era ripartito, ci ho pensato un po' e secondo me mi sono sbagliato perché ho fatto male ad arrabbiarmi, perché in fondo dice lui e noi siamo la stessa cosa, cioè lui e noi siamo dei ragazzi con un sogno, sì sono sogni diversi ma siamo ragazzi con un sogno, con una grande avventura in testa, e per raggiungere quel sogno e quell'avventura siamo disposti a tutto, cioè lui è disposto a perdersi nel deserto se gli si rompe il GPS sulla bicicletta e noi siamo disposti a farci sparare in testa dalle guardie spagnole quando passiamo il confine a Ceuta. Ecco, secondo me questo riconoscimento gli dà tutta un'altra dignità a quella storia, no? Non è il poverino, non è le carrette che fuggono dalla fame, dalla disperazione, dalla guerra, è un'altra cosa. È un atto di disobbedienza, è un atto di ribellione, è un atto romantico, di inseguire un sogno, un atto moderno, cambiare il proprio destino, desiderare di essere altro da quello che sei, da quello che sei stato, da quello che è la tua famiglia.
E secondo me bisogna recuperare queste categorie per leggerlo in modo completamente diverso. Pensare ad esempio che quei 50.000 che passano il mare ogni anno fra Italia, Spagna e Grecia non sono, come dire, non sono i pochi che trovano il coraggio di imbarcarsi perché le leggi sui visti sono così dure, no? Cioè l'idea della fortezza, del racconto dominante è questa: chiudiamo le ambasciate, chiudiamo l'accesso ai visti perché c'è troppa gente che vuol venire e bisogna essere super rigidi perché sennò arrivano troppe persone. Poi c'è qualche pazzo che è disposto a fare il mare, li fermiamo e li mandiamo indietro. Comunque sono 50.000 l'anno, non sono tanti. Se apriamo un po', anziché 50.000 ne arriva a 500 milioni. La realtà è molto diversa, io sono anni che la studio. La realtà è che ci sono 50.000 persone l'anno che vogliono venire e che rimangono escluse dal meccanismo dei visti e che lo fanno con la barca. Il fatto che sia pericoloso non ha nessun effetto preventivo o pedagogico. Cioè il mio amico Abu Muhammad, che lavorava in una radio libera in Siria prima che gli sparassero l'altro giorno all'ospedale, fortuna non è successo niente di grave, però è allettato con una pallottola in una gamba, per lui l'idea di mettere la moglie e i tre figli sulla barca dall'Egitto all'Italia, l'idea che rischiano la vita in mare, non è così, diciamo, non è un deterrente, perché rischiano molto di più se rimangono in Siria in questo momento. Cioè, da una parte c'è il regime, dall'altra c'è Al-Qaeda, dall'altra c'è PKK, dall'altra l'esercito libero, non si capisce una mazza. Ecco, in tutto questo, e vado a presentare il film, appunto, in tutto questo secondo me noi abbiamo bisogno, quindi, cioè, i numeri servono perché ci aiutano a fare il quadro, le storie servono perché ci aiutano a riumanizzare quello che la politica e un certo giornalismo un po' frettoloso hanno disumanizzato. Sul giornalismo frettoloso spezzerei una lancia a favore di tanti colleghi nei grandi giornali, nel senso che a volte fanno dei pezzi pessimi quando stanno a Roma o a Milano in redazione, poi siccome sono cronisti bravi, quando li mandano effettivamente a Lampedusa o altrove scrivono dei pezzi. Cioè, l'elemento fondamentale è anche andare sui posti, cioè incontrare le persone, parlare con le persone. Se devi soltanto cucinare le agenzie stampa in cui a parlare è il governo, l'opposizione e le capitanerie di porto, è difficile fare questo lavoro, no? Sulle storie, sull'umanizzazione. Però a parte le storie, secondo me abbiamo bisogno proprio di altro, di una nuova estetica, di rendere bello ciò che oggi è brutto, di proprio per rompere quel racconto lì che comunque è disumanizzante. Da una parte dicono poverini poverini, dall'altra dicono la feccia del mondo, rimaniamola indietro. Ecco, in mezzo c'è l'umanità e le storie di queste persone. E io su questo chiedo alla regia di mandare il trailer, un attimo solo che lo introduco. E appunto è un lavoro questo, vabbè, intanto vi faccio vedere il trailer così entriamo dentro il film, poi ve lo spiego meglio. Però appunto è un tentativo di un documentario, in un documentario, di cercare appunto quella nuova estetica del racconto sulla frontiera. سوريا قطب الحرب يعني شفت الحرب شفت اللي صار بسوريا بيجيك حالات لانه من دمر بجناس خال الشيخ اصدقاء ناس ما في تخلى العرب الشارع يعني قدر الامكان بس بالنهايه لما يصيروا توصل حاجه لانه عندك 1000 2000 بني ادم واصلين صار شو بدك انا ضليت شي ساعه مسدتني بين الجثث مسدتوني بالسفينه وصاروا يحطوا العالم بميتي فوقي يعني ما غرقت بالبحر يمكن اختنق بين الجثث والله العظيم نشوف عالم ثبتوه بالارض هيك الدم يطلع من بين ايديه بضربوه على ايديه مو ما بدي اقصهم هي اجت من هون اكيد بدنا نساعد هاي الناس فكرنا هيك نعمل عرس وناخذ مركب عرس مين بده يوقف مركب عرس مثلا ليش وقف مركب عرس
شوي يعني. وتر انت انتيش. هدول أربعة بيروحوا على السجن مشانك استاذ انت انت شو عصير لك الحين مسكوك برجع على ايطاليا. نحن مو مهربين هون داورس صح ولا عيشة كويسة لأولادي يعني مش إلي ومن بعدين بدي حاول جيب أولادي عشتولوا وعيشوا عيشة كويسة يكون معهم جنسية يقدروا يسافروا وين ما يروحوا وين ما بدهم يعني. C'è finita dentro anche la pubblicità. E ci sta, poi vi spiego perché dopo. E io sto con la sposa, eh? Dopo un'altra pezzettina. Se resistete. E, io sto con la sposa, si chiama questo lavoro. E, beh, in realtà non so quanto è un lavoro. Cioè, forse non c'è niente giornalistico questo lavoro. Nel senso che noi non abbiamo raccontato una storia, abbiamo creato una storia. Abbiamo, anziché dire quanto è brutto il mondo, abbiamo detto quanto è bello il nostro mondo. C'è una storia molto positiva questa, una storia di amicizia fra un gruppo di ragazzi delle due rive, perché non sono gli italiani buoni che aiutano i siriani sfigati. Anche l'organizzazione del viaggio è transnazionale, cioè, siamo italiani, diciamo, in particolare un italiano, un siriano e un palestinese, che di fronte a questa situazione decidono di organizzarsi, chiamano la sposa che è palestinese, chiamiamo amici italiani a fare gli invitati. E poi questi cinque siriani che abbiamo conosciuto a Milano in quel frangente, era ottobre, fine ottobre del 2013, dell'anno scorso, appunto partiamo in questa grande avventura. Ed è un racconto che ha i toni dell'avventura e anche il linguaggio appunto un po' tragicomico, nel senso che alterna momenti di dramma, appunto dove si parla della guerra, si parla del mare, il dramma c'è, però li alterna anche con momenti di vita. Momenti di gioia che sono poi tipici di quella maschera, no? Noi eravamo travestiti, stavamo facendo una bravata, e anche perché siamo, diciamo, un'armata branca leone, non è che siamo esattamente degli eroi americani in questo film. Non vi dico quante volte ci siamo persi lungo la strada e quanti inconvenienti. Ed è un'idea che è nata un po' per caso, appunto io ero tornato a Milano dalla Siria, l'anno scorso sono stato 5 volte in Siria per lavoro, e l'ultima volta a settembre, a Milano torno a ottobre, torno a Milano e un giorno eravamo in stazione con Tarek e Khaled, due amici, sono due poeti, un siriano e un palestinese che stanno a Milano. Eravamo andati a prendere un caffè, sinceramente, e stavamo decidendo in quale bar andare quando a un certo punto si avvicina un ragazzo sulla trentina con lo zainetto, aria un po' smarrita, e in arabo ci fa: ragazzi, sapete mica dove sta il binario per il treno del treno per la Svezia? Noi guardiamo e detto: caro mio, sbagliato stazione, cioè qua treni per la Svezia non ce ne sono, Lampedusa diciamo, e lui fa: eh sì, 2 settimane fa sono arrivato. Dice: dai, vieni con noi, si va a prendere un caffè. Siamo stati tutto il pomeriggio a parlare, in questo chiaramente anche la lingua aiuta molto anche il fatto che eravamo un gruppo, come dicevo prima, transnazionale, cioè un palestinese, un siriano, un italiano, lui era palestinese siriano, questo ragazzo, Abdallah, che poi è diventato lo sposo. E lui era uno dei pochi superstiti del naufragio dell'11 ottobre, per chi se lo ricorda. 3 ottobre, 300 morti davanti a Lampedusa, 11 ottobre, 250 morti, tutti siriani e palestinesi, a largo di Malta e Lampedusa. Lui è uno dei pochissimi che si sono salvati, e fra l'altro ha perso anche alcuni familiari in quella imbarcazione. E pensate che nonostante questo, adesso lui è arrivato in Svezia, ha preso i documenti, sta tornando in Italia perché sua madre e suo padre si imbarcano dalla Libia nei prossimi giorni. E quindi lui viene in Italia per andarli a prendere a Catania e portarli su in Svezia, come fanno tutti i siriani che stanno arrivando. Sono arrivate 50.000 persone quest'anno, una buona metà sono già belle che partite per la Svezia o la Germania. Quindi conosciamo questo Abdallah, ci rimaniamo simpatici, lo ospitiamo a casa per un periodo. Poi conosciamo Manar, che è un bambino rapper, che appunto simpaticissimo, che rappa, proprio scrive pezzi, no? Qui parla della sua vita, della Palestina, della Siria, della guerra, che viaggiava insieme al padre. E conosciamo questa coppia di due vecchi comunisti siriani, in realtà lui socialista, lei comunista, oggetto questo di discussioni infinite in famiglia.
però c'ha due personaggi proprio dell'opposizione siriana, questi che tipo da 30 anni vivevano in esilio in Libia, su di lui pendeva una condanna, insomma, non una condanna ma insomma era un mandato d'arresto da parte dei servizi giordani, gli aspettava in Svezia un famoso poeta siriano, Faraj Barakdar, che era un amico loro dell'epoca dell'opposizione negli anni 80, al padre di Bashar. E quindi con queste cinque persone a un certo punto decidiamo, appunto, perché veramente ci eravamo rimasti simpatici, ci avevamo legato e il loro unico obiettivo era passare la frontiera e andare in Svezia, perché il contesto, non ve l'ho detto, ma il contesto è quello di un'Italia che con Alfano, da quando c'è Alfano, in polemica, diciamo sotto banco, in polemica con l'Europa, che secondo il governo non manda abbastanza soldi per Mare Nostrum e compagnia, sebbene siano arrivati 30 milioni di euro quest'anno per Mare Nostrum e sebbene la Germania abbia 150.000 richieste d'asilo l'anno a fronte dei nostri 40.000 sbarchi. Comunque, sebbene tutte queste cose, Alfano ha deciso di fatto di non prendere più le impronte digitali. O meglio, le prendono, ma le prendono il secondo giorno. Quindi appena sbarcano il primo giorno, il cancello è aperto. Della serie, l'Europa non ci aiuta, e questa gente però vuole andare in Europa, lasciamoli passare. Quindi arrivano tutti, vanno a Catania, prendono il treno, a Centrale, a Milano, arrivano ogni giorno un centinaio di siriani e di eritrei. Pisa Pia, il sindaco di Milano, ha aperto dei centri d'accoglienza dove, d'accordo con il prefetto, non vengono identificate le persone. Per legge dovrebbero prendergli le impronte, ma se gli prendono le impronte c'è una banca dati europea, arrivano in Svezia, la Svezia li rispedisce indietro. Quindi soluzione, insomma, la furbata all'italiana, i tedeschi non mandano i soldi, noi gli mandiamo i siriani, così siamo pari. Il problema è che gli italiani lasciano passare, però non possono prendere né il treno né nell'aereo, perché quando arrivano in frontiera, che ne so, passano dalla Svizzera o dall'Austria, li fermano tutti e li rimandano tutti indietro, perché lì sono un po' più rigidi su queste cose. E quindi a Milano è nato un contrabbando, cioè c'è una rete molto grossa ormai di contrabbando, si paga 1.000-2.000 euro per un posto in macchina e si va su in Germania, Svezia, a seconda di dove si vuole andare. Ecco, noi in quel contesto lì conosciamo queste cinque persone, decidiamo di dargli una mano per non farli finire nelle mani di questi contrabbandieri e ci viene questa idea, no? Questa idea pazza di fare il finto matrimonio, il finto corteo nuziale, chiamiamo gli amici, ci travestiamo e partiamo, no? in questa avventura che è un po' il discorso che dicevo prima, no? Nel senso, è un film dove quando lo guardi ci sono dei momenti, sì, in cui ti senti toccato, no? Dalle storie che raccontano, soprattutto sulla guerra e sul mare, altri momenti in cui provi della sana invidia, provi della sana invidia che un po' rosichi che non c'è neanche tu in quel gruppo, cioè che tu un'avventura così nella vita non l'hai mai fatta. Una cosa così bella, cioè una storia positiva, una storia di amicizia, una storia appunto che ti mostra una bellezza. Secondo me la bellezza è un qualche cosa che, l'ennesimo tentativo, magari fra 5 anni vi dirò che no, non funzionava neanche quello, però insomma cercare una chiave, no, di bellezza forse aiuta in questo. E dico un'ultima cosa sulla sposa e poi faccio vedere il trailer, non so se c'ho ancora dei minuti oppure no. Allora, sulla sposa, il casino è stato trovare la sposa, ovviamente, nel senso che noi avevamo i cinque da portare, avevamo gli amici disposti a partire, ma ci mancava la sposa e volevamo che la sposa fosse siriana anche lei, non volevamo un'amica nostra di Milano che la facesse. La prima sposa si chiama Rita ed è una ragazza, cioè la prima sposa che abbiamo trovato, una ragazza di Homs, che è una delle città siriane che più ha pagato la guerra. Infatti lei è una ragazza alawita, che è la minoranza a cui appartiene il presidente, quindi in questo clima di guerra civile era anche bello che una ragazza alawita facesse la sposa, no, di ragazzi sunniti in questa amicizia mediterranea. Lei era a Belgrado, aveva un visto di transito a Belgrado, dovevamo trovare un contrabbandiere che la prendesse a Belgrado all'aeroporto, la portasse in Ungheria, da lì in Italia, un giro pazzesco, non ce l'abbiamo fatta, lei si è tirata indietro e abbiamo perso la prima sposa. A quel punto abbiamo cominciato i provini, cioè siamo andati nei centri di accoglienza di Milano, infatti poi avevamo conosciuto il bambino rapper, quindi andavamo a trovare lui e il padre, così mentre si parlava allungavamo l'occhio per vedere, insomma, le ragazze che passavano e capire, insomma, questa va bene, questa no, boh, non lo so. Alla fine abbiamo individuato un nucleo di una famiglia, erano due ragazze poco più che ventenni, una più bella dell'altra e la mamma. Mamma sulla cinquantina, forse un po' qualche anno in più, una signora un po', cioè sembrava una signora di campagna, una signora un po' sulle sue. Eravamo un po' in imbarazzo quando gli abbiamo dovuto fare la proposta, no? Nel senso che all'inizio diciamo, signora,
possiamo dare una mano per arrivare in Svezia, stiamo facendo un film. E lei, ah, che bello, dai, interessante. Sì, poi non dovete pagare niente, non sono contrabbandieri, noi lo facciamo perché ci crediamo, veramente. Cioè, ah, bellissimo. L'unica cosa... Cosa? Bisognerebbe vestirsi bene, sai che poi magari in frontiera, cioè non è un problema. E poi, insomma, una delle sue figlie dovrebbe fare la sposa, insomma, dovrebbe mettere l'abito bianco. Cioè, ah, guarda le figlie, ci pensa un po', ci riguarda e dice, ragazzi, che vi devo dire? Una cosa bellissima, cioè un'avventura così non è mai successa, penso che non mi succederà mai più nella vita, quindi facciamolo subito. Il giorno dopo sono sparite, cioè erano partite con il contrabbandiere la notte stessa, evidentemente mentivano. E a quel punto abbiamo deciso che, visto che non trovavamo la sposa, mancavano tipo 3 giorni alla partenza, abbiamo deciso che Tarek, un ragazzo del gruppo, si sarebbe travestito lui da sposa. E lui, molto narciso, ha subito accettato. E insomma, poco prima di andare a comprare la parrucca, ci siamo ricordati invece di Tasnim, che è questa ragazza palestinese che era venuta, lei è palestinese di Damasco, era venuta a Milano tipo un paio di mesi prima perché c'era il festival, Milano Film Festival, era venuta a presentare un documentario che parlava di lei e di un gruppo di amici suoi a Damasco. E lei, che era stata in guerra fino appunto a 2 mesi prima, era ancora in Europa per caso, e quindi l'abbiamo chiamata, lei ha accettato entusiasta di fare questa cosa con noi. E per fortuna, perché veramente è una donna con un carattere, c'è una forza, una poesia, veramente una persona straordinaria. E quindi farei vedere l'estratto, quello del molo, così faccio vedere un paio di minuti. Questa in realtà è una scena che non è dentro il film, l'abbiamo tagliata perché avevamo 100 ore di girato e qualcosa dovevamo tagliare. Però è un dialogo molto bello che rende un po' il carattere di Tasnim. E quindi lo facciamo vedere. صعب أتخيل إنه مكان حلو مثل البحر ممكن بلحظة يغرق أولاد صغار. في أطفال ماتت بهذا البحر مشان توصل لمكان تاني. الأولاد بالعادة بيروحوا بيلعبوا على البحر، ما بيموتوا بالبحر. هذا البحر نفسه اللي بيجمعنا. نحن على الضفة هون والتانيين على الضفة الثانية، ليش ما فيني اتنقل؟ بس هو البحر ما له ذنب، يعني اللي مخلي البحر سبب في قتل الناس وغرقها وموتها هي الحدود. عرفتي كيف؟ الناس كلها هي اللي عم تموت، لأنه عندها تصور براسها إنه مجرد إنه يعبر البحر يوصل إلى أوروبا فهو الحل. الحل مش أوروبا، الحل مش أوروبا، الحل إنك تعيش حياة حرة وحياة اللي بدك إياها، هذا الحل. المكان بتغير، بيروح، بيجي، بس الناس هن المهمين، الناس هن اللي بخلقوا المكان، الناس هن اللي بيعملوا المكان. المكان بلا ناس وما إله معنى. حل مش أوروبا، أنت فيك تطلع على أي محل تاني. هاي النقطة، إنه أنت ما فيك تطلع على أي مكان تاني. أنا الشيء اللي استغربني يعني انت يعني ضليت بسوريا خلال كل الحرب يعني تقريبا، فكان عندك الجواز، كان عندك الفرصه تسافر بشكل مؤمن. ليش؟ لانه دائما الحال ما بيكون فردي، في شيء جمعي، في شيء قلنا كلنا. بحس بلحظه انه يا اما كلنا بنعيش منيح يا اما بلا ما نعيش. نحن جوالة، نحن متساويين. ف إذا بدنا نموت بنموت مع بعض، أو إذا بدنا نعيش بنعيش مع بعض. C'ho ancora un paio di minuti, Stefano. C'ho ancora un paio di minuti.
Allora, no, una cosa su quel cartello finale che c'è alla fine del film, cioè alla fine dell'estratto, no? Diventa produttore di questo documentario. Appunto, questo è un film, come dicevo prima, che è nato veramente in modo spontaneo, è nato da tre ragazzi, io, Antonio e Khaled, e cinque palestinesi e siriani, la sposa, i nostri amici. Nel giro di due settimane l'abbiamo cotta e mangiata, cioè da quando ci è venuto in mente di fare questo film, anziché pagare l'IVA del trimestre, abbiamo messo i soldi sul progetto, siamo partiti, ci è costato più o meno 10.000 euro il viaggio e il noleggio delle attrezzature. E siamo tornati con il conto in rosso e ci siamo messi a lavorare subito di corsa al montaggio. E contavamo all'inizio che avremmo trovato un produttore, qualcuno, insomma, visto quanto è bella la storia, che si sarebbe interessato. Non è andata così, probabilmente forse perché non abbiamo nemmeno noi i contatti giusti nel settore. Comunque ci abbiamo creduto e abbiamo a un certo punto deciso di fare questo crowdfunding. Ci abbiamo pensato che ci fosse una comunità, no? Che pensa su questi temi come noi, perché adesso ve la sto raccontando molto leggera, ma c'è anche un atto politico molto forte dietro questa mascherata, no? Che è un atto di disobbedienza, è la scelta che abbiamo fatto noi a un certo punto di dire: sarà pure illegale ma è legittimo, perché io la guerra in Siria l'ho vista, a casa mia ho ospitato gente che dalla Siria è scappata, amici di amici conosciuti da Aleppo che arrivavano a Milano, stavano a casa nostra qualche giorno e poi ripartivano col contrabbando. Khaled, sono arrivati a Milano amici suoi, scrittori, colleghi suoi, lui è un poeta, e parenti. Quindi ci sentivamo in debito, ci sentivamo in dovere di fare qualcosa con queste persone. E non avevamo problemi con la coscienza. Prima qualcuno, quando c'è l'intervista, mi hanno chiesto se abbiamo avuto paura. Certo che avevamo paura, perché se ci fermavano erano 15 anni per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, visto che ne portavamo 5 e visto che eravamo in 3 a organizzare, no, quella che sembrava un'associazione a delinquere. E poi 5 frontiere gli abbiamo fatto fare, non una sola, quindi c'è proprio ce la siamo proprio cercata. Però ci sentivamo veramente che stavamo facendo, è stata una delle volte nella vita in cui tutti proprio ci siamo sentiti più, cioè, sicuri di essere dalla parte del giusto, di fare la cosa giusta. Un po' come quando si leggono, si raccontano quelle storie della Seconda Guerra Mondiale in cui c'è qualcuno che disobbedisce per salvare qualche perseguitato o qualche futuro prigioniero e ne facciamo il nostro eroe. Oggi farlo significa rischiare la galera. Quindi un gesto provocatorio come questo serve anche a scuotere, no, un po' il dibattito. E il crowdfunding serve a noi sia per produrre il film, sia per avere una comunità di persone intorno, nel senso che se domani ci portano con una denuncia probabile a un processo, ci andiamo non soltanto con gli avvocati ma anche con 3 o 4 mila persone che hanno finanziato il film, e con 10 mila persone che ci stanno seguendo su Facebook, con 70 articoli che sono usciti in 7 lingue in giro per il mondo che parlano di questo film senza ancora averlo visto. L'obiettivo nostro è di portarlo a Venezia, al Festival di Venezia. È un obiettivo molto ambizioso, però anche lì il tentativo è di non solo di rovesciare l'estetica ma anche di parlare a un altro pubblico proprio con una storia diversa, perché la mia nonna, se vede, cioè, il documentario, no, con l'intervista in camera di uno che si lamenta, gira canale. Se vede un'avventura, una storia così bella, magari la guarda, e idem tante altre persone che conosco. E quindi l'idea di fare un lavoro ribelle ma bello, no? Cioè, che arrivi a un altro pubblico. E abbiamo lanciato questa campagna senza neanche sapere bene come farla, perché in Italia non esistono esperti di crowdfunding, è una cosa nuova. Noi abbiamo pure cercato per avere una consulenza, però in America si fanno film anche con un budget di 2 milioni di dollari, cioè fatti col crowdfunding. Spike Lee fa il crowdfunding quando gira i film. Da noi è una cosa un po' nuova. Abbiamo lanciato il crowdfunding più importante, più grande mai fatto nella storia del cinema italiano. Chiediamo 75.000 euro per coprire la metà del costo del film, ovvero per pagare gli stipendi a quella ventina di professionisti che ci stanno lavorando sopra, e in meno di 30 giorni abbiamo già raccolti 50.000, cioè abbiamo 1.600 persone che una media di 10 euro, 20 euro, 30 euro, con in cambio lo streaming, il download, il DVD, il libro, proprio anche una forma nuova che stiamo sperimentando, no? Cioè l'idea che può esistere una comunità che si fa il film, cioè un film che altrimenti non sarebbe prodotto, viene prodotto dal basso, come con una sorta di preacquisto, di pre-marketing, nel senso che anziché pagarti lo streaming dopo, lo paghi prima, e lo paghi sulla fiducia che hai
nelle persone che lo stanno facendo e sul progetto che ti stanno raccontando. E non ci credeva nessuno, però sta andando alla grande, nel senso che ho lasciato un bicchiere d'acqua sul computer nel frattempo e adesso mi sta venendo addosso. È un brutto segno. Comunque spero che non porti sfortuna, forse devo adesso da domani si fermeranno le donazioni, io saprò come mai. No, e comunque sì, no, è una storia che sta funzionando tanto proprio perché è una storia diversa, un linguaggio diverso, è un tono completamente diverso con cui si racconta. La cosa bella, e qui finisco con una riflessione invece sul più sul lavoro, la cosa bella è che noi siamo fortissimi sui social con questo film, con la promozione. Abbiamo una pagina italiana, in lingua italiana, con più di 10.000 persone che la seguono. Sulla pagina araba che cura Khaled abbiamo più di 2.000 persone che seguono la pagina, e tra quelle 2.000 persone, oltre ai giornalisti di 5-6 testate che hanno fatto il pezzo in arabo sul film, perché è un film che parla alle due rive questo, ci stanno che lo seguono anche i protagonisti del film, e questa è una cosa molto importante secondo me, nel senso che appunto c'è un rapporto di potere quando tu prendi la storia di qualcuno e la racconti, no? Alla fine sei tu che decidi cosa raccontare, cosa non raccontare. Ed è un potere molto ingombrante a volte, no? I social network, Facebook, diciamo, negli ultimi anni stanno riequilibrando un po' questo rapporto di potere, nel senso che loro comunque, cioè come qualsiasi cosa che postiamo, loro la commentano. E per adesso sono commenti positivi, insomma, speriamo che rimangano positivi fino alla fine, nel senso che non ti puoi più permettere il lusso di, come si faceva una volta, tutti lo facevano, di approssimare le storie, di esagerare un dettaglio, un qualche cos'altro, soprattutto nella stampa scritta. Oggi è diverso, io quando viaggio in Siria e scrivo le storie dei miei protagonisti che incontro, poi le pubblico su Facebook, siamo amici, e loro le leggono, le commentano, le ripostano se gli piacciono. E questo è un elemento nuovo, secondo me, che c'è anche, no? Di democratizzazione, diciamo, tra virgolette, non so se ha senso, del racconto. Cioè, tu racconti, ma il tuo soggetto è anche il tuo lettore allo stesso tempo. Non è un pinco pallino che non vedrà mai quello che hai scritto o che hai fatto su di lui. E basta. Grazie.